Il successo avuto dal caffè in Europa e nel resto del mondo lo si deve in gran parte ai turchi. Sono stati loro, infatti, a modificare la tecnica di preparazione delle miscele. La prima fondamentale novità è stata l'eliminazione di ogni genere di spezie e aromi. Il caffè al cardamomo o allo zenzero, come veniva servito nei paesi arabi, piaceva poco ai turchi. Non solo. Nella fase decadente dell'impero ottomano, il prezzo di queste spezie era salito alle stelle, scoraggiandone l'acquisto e il consumo. L'altro cambiamento ha riguardato la modalità di frantumazione dei chicchi. Il macinino ad ingranaggi metallici fa infatti la sua prima comparsa intorno al 1500, prendendo il posto del mortaio. La vera rivoluzione si è avuta con la caffettiera chiamata jezve, che sostituiva quella tradizionale arabo-beduina. La lunga bollitura del caffè lasciò il posto alla tecnica turca, che, riducendo al minimo i tempi di ebollizione e rendendo più concentrato l'infuso, permetteva la preparazione di un caffè più liquoroso e dall'aroma intenso. Anche in Turchia troviamo leggende relative all'introduzione del caffè negli usi della popolazione. La più diffusa narra di un leader della confraternita dei dervisci fiazeli che ne apprezzò le virtù durante un rito religioso. Tra le confraternite sufi turche, quella dei dervisci rotanti, fondata nel 1200, è senz'altro la più conosciuta per la cerimonia della sema, la danza rotatoria che simboleggia l'ascensione spirituale. La bevanda nera viene assunta prima di iniziare la cerimonia per entrare con facilità nella fase meditativa. Dopo un lungo elogio al profeta Maometto, il suono del flauto turco, che rappresenta il soffio di Dio, segna l'inizio dell'evento. I danzatori ruotano all'unisono con i costumi, fino a raggiungere l'estasi. La cerimonia si conclude con la lettura del Corano. In seguito alla nascita della Repubblica Turca nel 1925 e allo scioglimento delle confraternite dei dervisci, queste esibizioni sono rimaste ad uso e consumo dei turisti.